dottor Roberto Campisi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, e il capitano di vascello Nunzio Martello, comandante della Capitaneria di Porto di Augusta. Inoltre sono presenti i corrispondenti locali della Stampa, per il Giornale di Sicilia la dottoressa Certina Saraceno, per Augusta Online il dottor Gianni Danna. Mi è particolarmente gradita l'occasione per porgere i saluti della nostra amministrazione, del nostro sindaco, i migranti del mare, gente che pare senza una patria, pare senza una casa, e ogni porto in cui loro giungono è la loro casa. Quindi dare accoglienza a questa gente di mare diventa una priorità per le città di mare come Augusta si pregia di essere, una città che ha un'esperienza di portualità, di città di mare che ovviamente risale all'epoca dei tempi. Per cui diventa questa forma di accoglienza il biglietto da visita della nostra città. I centri di accoglienza per i clandestini che arrivano in massa sulle carrette del mare sono dei gulag a due stelle, rappresentano un alto costo per il paese, producono allarme soprattutto nelle zone turistiche prescelte per gli sbarchi e sono considerati come una barriera ai sogni di libertà e di benessere per i quali i clandestini mettono in gioco tutto, anche la vita. C'è un altro sistema che da qualche mese anche qua in Capitaneria ad Augusta, ed è l'AIS. L'AIS è un sistema che dà la possibilità di è un transponder che emana quello che è proprio la, quindi lo abbiamo poi visuale, quello che è tutta la vita della nave, cioè sappiamo sta nave da dove viene, dove va, cosa porta, dove è ferma, che navigazione fa, che rotta fa, e praticamente è asservita al VHF di bordo. E questo per noi come autorità marittima è fondamentale, perché ti dà la possibilità di seguire la nave. Quindi immaginate voi questa nave che ha l'AIS e seguita anche dal radar del VTS, tu hai la possibilità di seguire praticamente tutta la vita commerciale e operativa di questa nave in transito nelle nostre acque. Non si può fare contrasto, non si può dire tu da qua non entri, perché non è né macchina, a mare non c'è né divieto d'accesso, non c'è senso unico, non c'è niente. Questa gente ha soltanto bisogno di aiuto. E nell'ambito nostro, nell'ambito delle forze armate, sicuramente nell'ambito della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, l'aiuto che viene dato è un aiuto di solidarietà e un aiuto di specializzato di assistenza a queste gente. Grazie. Grazie comandante per le interessanti notizie che ci ha dato. Adesso è un fenomeno che, per così dire, un po' coinvolge tutta una serie di aspetti. Sono aspetti politici, aspetti sociali, aspetti economici, aspetti umani, aspetti religiosi. Perché noi abbiamo l'ingresso nel nostro territorio, nelle nostre coste, nella nostra isola, di gente che viene da lontano, ma che ha caratteristiche, dal punto di vista anche mentale, molto diverse rispetto a noi. E allora il grande problema diventa quello dell'accoglimento di grandi masse di cittadini che hanno religioni, costumi, usi, usanze, opinioni, modelli di vita e livelli economici e sociali profondamente diversificati rispetto a quelli nostri, sia del nord, per così dire, avanzato della nostra situazione nazionale, sia del sud, in particolare delle Sicilie, che certo non è a quello.